Il subacqueo non pinneggia, il subacqueo ancheggia. Queste le parole del grandissimo Enzo Maiorca che per l'appunto vi fanno capire che oggi parleremo di pinneggiata. Sì, è vero, su YouTube ci sono già diversi video sulla pinneggiata in apnea, ma siccome me l'avete chiesto sono ben lieto e felice di fare anch'io un video in cui andremo a parlare della pinneggiata, magari cercando di dare qualche nozione o informazione in più o diversa rispetto a quelle che già potete trovare. Ma per chi non mi conoscesse, io sono Simone, sono un istruttore di apnea e nei miei video e sul mio canale vi parlo sempre di mare. Questo argomento della pinneggiata è un argomento che riguarda davvero tutti, sia il neofita, il principiante, addirittura riguarda chi neanche ancora fa apnea ma si limita a fare snorkeling in superficie, e ovviamente riguarda anche gli apneisti e i più evoluti e i pescatori subacquei, perché ovviamente la pinneggiata sarà il nostro metodo propulsivo per poterci spostare sia in superficie che sott'acqua, sia in orizzontale che in verticale. Migliore sarà la tecnica di pinneggiata, inferiore sarà il consumo di ossigeno, migliore quindi sarà l'efficienza del gesto tecnico, minore sarà il dispendio energetico. Di conseguenza le nostre apnee saranno più lunghe e qualitativamente superiori. Quindi una buona pinneggiata è alla base del muoversi bene in acqua in maniera elegante e di conseguenza economica. Per pinneggiare ovviamente servono delle pinne. Allora, ho fatto un video in cui parlo delle pinne, di come scegliere la pinna, se esiste la pinna perfetta o meno. Vi lascio il link qui sopra in descrizione e se avete voglia e tempo andatevelo a guardare. Ma andiamo avanti. Prima di iniziare ad analizzare quelli che sono gli errori più comuni che si commettono quando si pinneggia in maniera non corretta, vorrei ribadire sempre lo stesso concetto. Questo qui è semplicemente un video, ma un video non può assolutamente sostituirsi a un istruttore professionale e qualificato. Anche perché in questo caso specifico della pinneggiata dovrete, per migliorare, fare un lavoro su voi stessi, di correzione di eventuali errori che commettete. Non potendovi guardare allo specchio, logicamente avrete la necessità e il bisogno di avere la supervisione di qualcuno che dall'esterno vi possa guardare e correggere. Ancora meglio, guardare, filmare e correggervi facendovi vedere i vostri errori direttamente sullo schermo di un telefono o di un computer. Un'altra cosa che vi consiglio vivamente è quella di cercare di sperimentare il più possibile. In che modo? Cercando di utilizzare diversi tipi di pinne per acquisire un alto e un elevato grado di sensibilità. Per esempio, a provare delle pinne in plastica, delle pinne in tecnopolimero, delle pinne corte, delle pinne lunghe, delle pinne più morbide, delle pinne più dure. Inoltre, il mio consiglio è quello di cercare di sperimentare la pinneggiata in diverse posizioni, guardando il fondo, che sia al mare che sia in piscina, pinneggiare sul dorso, pinneggiare su un fianco, sull'altro fianco, e anche in varie andature. Quindi cercate una pinneggiata ampia e lenta, cercate anche di fare delle pinneggiate corte e frequenti. Tutto questo per, ripeto ancora una volta, acquisire sensibilità e percezione, propriocezione. Preciso subito che così come non esiste la pinna ideale, non esiste neanche la pinneggiata ideale. Questo perché? Perché siamo tutti diversi e quindi in base alle nostre caratteristiche fisiche, quindi altezza, peso, massa muscolare, grado di allenamento, ognuno di noi avrà una pinneggiata diversa. Però per semplicità individuiamo una pinneggiata tipo, ok, e basiamoci su quella. Iniziamo subito analizzando la pinneggiata. Possiamo dire che si divide in due fasi: una fase di calcio in basso o in avanti, detta andata, e una fase di calcio in dietro, detta ritorno. La fase di andata implica flessione plantare del piede, la flessione della coscia, l'estensione della gamba, la rotazione oraria del bacino, mentre la fase di ritorno, flessione dorsale del piede, flessione della gamba, estensione della coscia e la rotazione antioraria del bacino. Sempre per voler dare delle, diciamo, nozioni tecniche, per ampiezza della pinneggiata si intende la distanza trasversale tra le posizioni estreme assunte dalle caviglie rispetto alla colonna vertebrale. Questa qui è l'ampiezza. Completiamo con altre due precisissime nozioni tecniche. Nella fase di andata i
muscoli principali coinvolti sono il tricipite surale, il tibiale posteriore, il peroneo lungo e breve, flessore lungo dell'alluce, flessore lungo delle dita. Questi muscoli principali nella fase di andata, mentre nella fase di ritorno i principali muscoli coinvolti sono tibiale anteriore, estensore lungo dell'alluce, estensore lungo delle dita e peroneo anteriore. Praticamente sono esattamente gli antagonisti di quelli che abbiamo elencato prima. Basta, non voglio addentrarmi troppo in tecnicismi, adesso andiamo invece ad analizzare quali sono gli errori più comuni e principali che si tendono a commettere in fase di pinneggiata. La pinneggiata è un movimento che dovrebbe partire dall'anca, cosa che spesso invece non si fa e si tende a fare una pinneggiata molto di ginocchio. Il ginocchio un po' si piega per assecondare questo movimento che parte dall'anca, una leggera flessione di ginocchio c'è, ma non deve essere eccessiva, perché quello che ci spingerà, ci darà la propulsione in avanti, è dato dal fatto che la pinna incontri acqua. Se andiamo a fare una pinneggiata tipo sudamericano, non so perché sto dicendo questa cosa, però realmente è così, fidatevi, che è molto pedalata, praticamente la pinna, anziché andare a incontrare acqua, andrà a tagliare. Quindi starò facendo comunque uno sforzo fisico perché sto mettendo in movimento dei muscoli senza alcuno, comunque con scarsa efficacia. Va altresì precisato che ovviamente la tecnica di pinneggiata in piscina e in mare saranno diverse. Quando pinneggiamo in piscina avremo il fondo della vasca e spesso e volentieri si tende a pinneggiare molto bassi, quindi attaccati al fondo, e logicamente la fase anteriore, quindi la fase di andata, viene un po' compromesso proprio perché c'è l'ostacolo del fondo vasca. In dinamica quelli bravi non pinneggiano spalmati sul fondo, ma si staccano, proprio perché questo gli consente di avere una falcata completa, comprensiva di fase di andata e di fase di ritorno. Un altro fattore che incide è che se pinneggiamo orizzontalmente non ci saranno variazioni di pressione, per cui non ci sarà uno schiacciamento legato alla pressione, per cui l'intensità della pinneggiata sarà costante, cosa che invece varierà in assetto costante se scendiamo in profondità, perché chiaramente sappiamo che man mano che scendiamo aumenta la pressione, i volumi si riducono, tenderemo a diventare negativi. Dovremo adattare la nostra pinneggiata, molto brevemente volendo fare l'analisi della pinneggiata di un tuffo in assetto costante, che sia apnea o che sia pesca subacquea, sarà suddiviso in queste quattro fasi. Quindi capovolta, una prima fase in cui la pinneggiata sarà molto energica perché dovremo andare a contrastare i primi metri in cui saremo positivi. Nel momento in cui iniziamo a diventare negativi, possiamo sicuramente ridurre l'intensità e la frequenza. A un certo punto diventeremo assolutamente negativi e tra l'altro con la velocità che avremo acquisito nei primi metri ci potremmo tranquillamente permettere di smettere di pinneggiare, metterci in posizione idrodinamica, magari mettere le pinne una sull'altra e lasciarci cadere verso il fondo senza fare nessun tipo di sforzo, concentrandoci solamente sulla compensazione e sulle sensazioni positive che dobbiamo andare a ricercare. Arrivati sul fondo ci sarà lo stacco e speculare, quindi praticamente pinneggiare energicamente i primi metri per iniziare la nostra risalita decisa. Man mano che risaliamo possiamo incominciare, quando sentiamo che stiamo ritornando via via positivi, diminuire la frequenza e l'intensità della pinneggiata, per poi addirittura in prossimità della superficie, la fase più delicata tra l'altro della risalita, economizzare quanto più possibile l'ossigeno che ci è rimasto e, quando siamo positivi, fare gli ultimi metri, lasciarci portare su dalla spinta idrodinamica positiva. Ok, adesso brevemente e schematicamente andiamo ad analizzare gli errori più comuni e più frequenti, che vorrei suddividere in tre categorie. La prima categoria è quella degli errori dovuti ad una non corretta azione degli arti inferiori. La seconda categoria di errori sono errori dovuti alla non corretta posizione del corpo. La terza categoria di errori è dovuta ad una inefficienza delle pinne.
Andiamo ad analizzarli. Categoria numero 1. Nella categoria numero 1 l'errore più frequente è quello della pinneggiata, della falcata troppo ampia. Rischiamo di offrire troppa superficie all'acqua e quindi di conseguenza troppa resistenza. Un altro errore è lo stop alla massima apertura. Cosa vuol dire? Che molti pinneggiano quando sono in fase di massima apertura, fanno una piccola pausa. Non è fluido, non è sinusoidale il movimento. E quindi stoppandosi alla massima apertura, sempre per lo stesso motivo, offrono resistenza all'acqua e si frenano. Questo è un altro errore. Altri due errori sono flessione della coscia in avanti e flessione della gamba sulla coscia. Per intenderci, per flessione della coscia in avanti intendo questo movimento qui, questo qui, dove anche qui si viene a creare un angolo di 90 gradi. Quindi o questo sono due errori che non vanno fatti. Un altro errore è alcuni pinneggiano con le gambe troppo divaricate. Anche qui, sempre per lo stesso principio, stiamo offrendo troppa superficie all'acqua e quindi resistenza. E se ci sono alcuni che fanno delle falcate troppo ampie, altri la fanno troppo stretta e veloce. E anche questo qui non è corretto. Bisogna trovare una giusta via di mezzo, un giusto compromesso. Ce ne sarebbero altri, ma non mi voglio troppo dilungare. Passiamo alla seconda categoria di errori. Errore più frequente in assoluto è la posizione della testa. Capo iperesteso. La posizione dell'apneista non sarà idrodinamica e andremo a creare notevoli tensioni dal punto di vista muscolare. Consumeremo più ossigeno, saremo meno rilassati e inoltre questo potrebbe causare problematiche relative alla compensazione delle orecchie. Oltre alla testa, un altro errore molto frequente è una posizione molto inarcata del corpo, un'accentuata lordosi lombare. E ancora, molti pinneggiano con le spalle sollevate e la testa incassata? No, spalle basse, rilassate. Ma andiamo avanti. Abbiamo detto che la terza categoria di errori era quella legata ad una inefficienza delle pinne. Per esempio la scarpetta troppo larga. La scarpetta troppo larga è peggio di una scarpetta troppo stretta. Farà sì che si venga a creare del gioco e questo gioco è sicuramente una dispersione di forza e di energia. Quindi buona parte dell'energia che andrò a imprimere verrà dispersa. Puff. Ovviamente se avrò una scarpetta troppo stretta non ci sarà dispersione di energia, non ci sarà gioco, ma avrò una scarpetta troppo stretta, cazzo. Ci faranno male, dovremo togliercela dopo un pochettino, ci verranno i crampi, ci verranno le vesciche e tutta questa brutta roba. Mi è capitato a volte in passato di avere delle scarpette troppo morbide. Anche la scarpetta troppo morbida tende a far perdere e a disperdere energia. Quando andate a comprare le scarpette, verificate soprattutto la parte inferiore della scarpetta che sia abbastanza rigida. Poi ancora, per esempio, i canalizzatori laterali tendono a far muovere la pinna come su dei binari. Alcune pinne che non hanno i canalizzatori, spesso la pinna tende a fare questo movimento qui, a sfarfallare. Quindi i canalizzatori possono aiutare a patto che non siano, per esempio, troppo grandi, quindi troppo rigidi. Andrebbero a togliere elasticità ad una pala che invece deve essere elastica e reattiva. Adesso mi fermo qui, anche se ovviamente ci sarebbero anche tante altre cose da dire. Sicuramente qualcuno l'ho dimenticata. Se l'ho dimenticata, magari scrivetemelo nei commenti e se avete qualcosa da chiedere, ma soprattutto anche se avete qualcosa da aggiungere, sarò felice di leggerlo nei vostri commenti. Come al solito, se il video vi è piaciuto, la migliore forma di sostegno è quella di lasciarmi un like, iscrivervi al canale, condividere il video, mandarlo ai vostri amici, commentare. Mi darete forza e voglia di continuare a fare tanti bei video che spero possano tornarvi utili. Per il momento vi saluto, vi mando un bacio, ciao, buon mare.